Eccomi qua, Barbara Cesare, hai detto bene, oggi Papa Francesco ha voluto indicarci come deve comportarsi il cristiano nelle situazioni difficili, nei momenti di conflitto, di tentazione. Davanti al peccato, ha sottolineato, bisogna fuggire senza nostalgia. La curiosità non serve, anzi fa male. E anche se certamente siamo deboli, non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere coraggiosi pur nella nostra debolezza. Il servizio è di Cristiana Caricato. Fuggire davanti al peccato senza nostalgia. Il consiglio odierno di Papa Francesco, che nella sua omelia mattutina nella cappella di Santa Marta ha parlato della necessità di non cedere al fascino del peccato, di tagliare con il passato e andare avanti con coraggio sulla strada del Signore. Guardare il Signore, contemplare il Signore. E questo ci dà questo stupore tanto bello di un nuovo incontro col Signore. Così come i discepoli sulla barca in preda alla tempesta, il cristiano deve vincere la paura ed affidarsi a Gesù per riscoprire lo stupore dell'incontro con Lui. Non siamo ingenui, né cristiani tiepidi. Siamo valerosi, coraggiosi. Siamo debili noi. Ma dobbiamo essere coraggiosi nella nostra debolezza. Per Bergoglio non bisogna vergognarsi della propria debolezza, ma fare di essa un'arma. E il nostro coraggio tante volte deve esprimersi in una fuga e non guardare indietro per non cadere nella mala, nella cattiva nostalgia. Nel non avere paura è sempre guardare il Signore. Ed ora una bella notizia tanto attesa. Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII saranno presto proclamati santi. Secondo quanto hanno riportato alcune agenzie di stampa, la Congregazione delle Cause dei Santi ha approvato il secondo miracolo, sia quello attribuito all'intercessione di Papa Roncalli, sia quello attribuito all'intercessione di Papa Wojtyła. E c'è una curiosità, proprio in riferimento al secondo miracolo di Giovanni Paolo II, che sarebbe avvenuto, pensate, la sera stessa della sua beatificazione, il 1 maggio del 2011, e riguarderebbe una signora del Costa Rica affetta da una grave sindrome cerebrale. Per quanto riguarda la data della cerimonia di canonizzazione, alcune fonti esterne al Vaticano hanno ipotizzato che potrebbe svolgersi verso la fine dell'anno e probabilmente essere unica per entrambi i pontefici.